Le cose che sono emerse sono molto interessanti, perché oggi abbiamo parlato più dei dati che vengono prodotti in questo settore che non effettivamente della merce che si trasporta, quindi siamo passati dal fisico al virtuale. Argomento molto interessante perché sicuramente è quello su cui si svolgerà lo sviluppo dei prossimi anni, sì l'ambiente, sì tutto quello che riguarda la sostenibilità, questi sono dei presupposti che noi diamo quasi per scontati. Quello che ci sarà di nuovo sarà l'utilizzo dei dati in termini di logistica predittiva, in termini di ottimizzazione dei carichi e dei percorsi e per tutto quello che riguarda quello che viene considerato adesso l'instant e l'home delivery. Quindi passiamo da una modalità che abbiamo sempre conosciuto in cui era l'offerta a dare un'indicazione sugli sviluppi dei flussi all'interno della città a una modalità in cui siamo tutti noi come clienti, come cittadini a chiedere i livelli di servizio di cui noi abbiamo bisogno per poter svolgere le nostre attività o semplicemente per poter fare shopping. Ecco, la somma di tutti questi comportamenti può non essere completamente sostenibile per l'ambito urbano e per il nostro futuro e quindi da questo punto di vista la condivisione, lo sharing logistics, la circular economy sono degli spunti di base su cui questi dati che vengono creati possono trovare la loro applicazione e quindi l'ottimizzazione.